Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo appuntamento del consigliato da Carfish Online, da Nicola di Carfish Online. E oggi ho voluto portare una serie di prodotti nel mio format del consigliato Carfish Online a marchio Ridge Monkey perché riguarda il reparto cucina. Quindi, quando c'è necessità di entrare in sessione breve di pesca con una notte o in giornata, si ha voglia di non portare tanta attrezzatura per potersi fare da mangiare e quindi basta entrare in pesca con un paio di panini di toast o volersi fare semplicemente un tè caldo, Ridge Monkey ha costruito una serie di prodotti che fanno esattamente al caso nostro. Ovvero, partiamo dal reparto fornello ed è un fornello che già esisteva e che è stato fatto in una versione migliorata che è il Quad Stove. Lo fanno in due versioni, lo standard e il midi, che è un po' più piccolo. In questo caso qui davanti a me ho il midi e poi dopo c'è la versione più grande che è lo standard, che ha le stesse dimensioni di quello precedente. Mantiene tutte le caratteristiche del precedente, quindi la particolarità di poter innanzitutto ripiegare le gambe su se stesse, ma cosa molto utile per chi pesca su ambienti, su terreni sconnessi, di poter mettere sempre a livello il proprio fornello attraverso la possibilità, attraverso l'utilizzo della regolazione dell'altezza delle gambe con questo sistema qua. Altra cosa, questo lo tolgo perché poi ve lo faccio vedere dopo. Un'altra cosa, hanno portato il sistema piezoelettrico lungo la cannetta del gas anziché sotto la base del quad, del fornello. Basta collegarlo a una bomboletta da 300 da 500 grammi, tipo quelle della Coleman. E Ridge Monkey, riallacciandomi al discorso bomboletta da 500 grammi, ha fatto un prodottino che simile a molti altri presenti in commercio, ovvero una cover destinata alle bombole del gas, ma con una particolarità che fa di questo accessorio un accessorio innovativo, motivo per il quale ve lo straconsiglio, soprattutto quando andrete a utilizzare il reparto fornello, quindi bombola del gas, durante i periodi invernali. Perché? Perché questo è il suo interno. Ha un cavo USB con un pulsante, una volta collegato a un power bank tramite cavo USB e un pulsante di accensione e spegnimento, di andare a scaldare la resistenza che c'è al suo interno, e questo non farà altro che mantenervi la bombola del gas al suo interno tiepida. Questo per evitare che essa stessa o che il gas al suo interno si ghiacci durante le notti più fredde. E quindi una bombola del gas con un gas al suo interno che non è ghiacciato vi consente una resa migliore. Questo qua è l'USB Gas Canister Cover di Ridge Monkey. Ritornando al fornello, una particolarità di questo fornello, oltre a quelle che prima vi avevo elencato, è che assieme al fornello, quando andrete ad acquistarlo, vi danno questo accessorio che vi consente, una volta agganciato in questa posizione, adesso spero che qua si veda bene, ve lo voglio far vedere bene perché è molto molto utile, di darvi una base di supporto per quello che è un altro accessorio di casa Ridge Monkey, ovvero la Sandwich Toaster Compact. Adesso spostiamo questa scatola davanti così riusciamo a far vedere meglio il prodotto. Eccola qua. Una volta che abbiamo posto la sua base, basta soltanto appoggiare la nostra tostiera di Ridge Monkey sul nostro fornello e questo supporto ci consentirà di evitare che la tostiera stessa cada accidentalmente. Questa tostiera, di cui io sono un felice possessore e che mi aiuta tantissimo nelle mie sessioni di pesca che sono ormai sempre più brevi, perché mi consente di velocizzare la cottura dei toast in maniera molto rapida, un paio di minuti, non di più, si hanno gli ottimi toast belli caldi, pronti da mangiare. Si apre,
Al suo interno troverete questo sistema di padelline che vi consentono anche di poter girare il vostro toast, o addirittura potete anche cuocere anche un uovo sodo. Ci sono delle padelline, delle forchettine che vi consentono proprio di facilitare la cottura. E la bellezza di questo prodotto è che i manici si possono staccare, e una volta staccati si possono riporre all'interno della borsettina in neoprene che viene fornita per occupare meno posto. Questo è il Compact Sandwich Toaster di Ridge Monkey. Per coloro invece che prima di addormentarsi durante le loro giornate vogliono prepararsi un tè, o per coloro invece che non vogliono prepararsi un tè ma che vogliono attraverso l'uso del vapore andare a termorestringere i propri termorestringenti, ecco che Ridge Monkey fa una vaporiera, una kettle in forma quadrata anziché rotonda, che si adagia perfettamente sulla base quadrata dei loro fornelli. Eccolo qua. E addirittura si adagia perfettamente sulla mini, ancora di più sulla standard. Questa è la loro particolarità. Addirittura, se abbiamo la necessità di porre degli oggetti di piccola dimensione sul nostro fornellino, possiamo anche andare a richiudere queste linguelle di supporto per occupare meno posto. La kettle che ho qua in mano ha una capienza di 1,1 litri, quindi sufficienti per un tè caldo per un paio di persone, o basta un paio di dita di acqua al suo interno, pochi minuti sul nostro fornello Ridge Monkey, e l'acqua comincerà a evaporare generando vapore che fuoriuscirà da questo beccuccio e vi consentirà, sopra questo beccuccio, di andare a restringere i vostri termorestringenti. Pertanto, tutto questo reparto cucina e molto di più a marchio Ridge Monkey lo trovate sul sito internet www.carfishingonline.it, dove Carfish Online si scrive tutto attaccato, a marchio Ridge Monkey. Io non mi resta che con questo di congedarmi dagli accessori da cucina Ridge Monkey e dare appuntamento al mio prossimo video, che troverete in anteprima sul canale YouTube uscita il giovedì e poi successivamente condiviso sulle mie pagine social Facebook e Instagram. Se avete domande, come sempre, fatele sotto questo video, utilizzate oppure le pagine social Instagram, Facebook, oppure la pagina contatti, o chiamatemi semplicemente in negozio attraverso i numeri di telefono che trovate sul sito, e io sarò ben lieto di fornirvi tutte le delucidazioni e il supporto maggiore che vi posso dare per l'aiuto dei vostri acquisti. Un abbraccio a tutti da Nicola di Carfishing Online, appuntamento al prossimo consigliato. Ciao ciao!